Buonasera, benvenuti qui a Punto Stadio nel nostro appuntamento del venerdì sera pre-match per quanto riguarda Bari-Bologna, di cui Manu ci commenterà da Bari. Come farai non lo so, però questo è. Ce la farò. Benissimo, andiamo subito con le scommesse perché oggi abbiamo delle cose bellissime, importantissime, delle gare fantastiche. Esatto, allora prima di tutto partiamo col basket, ricordiamo sempre saluto a Vincenzo che sta un pochino meglio. Salutiamo Vincenzo che sta meglio, pum 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 pum, Vincenzo mi raccomando, ti vogliamo vedere qui al posto di Manu perché non ci sta prendendo molto, diciamo la verità. Speriamo che sia la volta buona. Esatto. Allora, partiamo dal basket, come al solito, abbiamo preparato 5 partite. Allora, partiamo con Venezia Corsara Cremona. Venezia Corsara Cremona. Quindi Venezia che vince almeno di un punto. Perfetto. A Cremona. Poi Varese Capodorlando segna 1, sempre Varese che vince di un punto. Ci può stare. Poi c'è la partita Clou, che è Milano che gioca con la Virtus. E qua abbiamo messo Milano. A Milano. A Milano. Abbiamo messo Milano che vince di 6. Stranissimo, però insomma, per i cuori virtusini speriamo che non. Ovviamente per la Legata speriamo che sì, invece. Speriamo sempre. Poi, cuore Virtus, fortitudo, cuore Virtus. Lo diciamo così in diretta. Così, tanto per chiarire. Poi c'è Brindisi in casa di un punto con Avellino. Brindisi in casa e di un punto con Avellino. E poi la sorpresa del weekend, cioè Caserta che vince con Sassari. Sassari è nettamente più forte, però. A Sassari o a Caserta? A Caserta. A Caserta, attenzione a Caserta. Però Caserta si deve salvare, bisogna assolutamente vincere. Sassari gioca un po', gioca e non gioca. Ci siamo, non ci siamo. Quindi proviamo. Perfetto. Il colpo dopo. In questo caso con 10 euro quasi 100 euro, 91 e 43. 43, questo è l'arrotondamento di Manu che si fa sempre bene. Quindi ripetiamo, mentre Manu prende già le scommesse del sabato, Cremona Venezia 2, Varese Capodorlando 1, Milano Bologna 1, però di 6 punti. Però di 6 punti, perché è 1x2, Brindisi Avellino 1, Caserta Sassari 1. Quindi sono tutti vincitori delle partite, a parte Milano, che dovrebbe purtroppo, ahimè, vincerla abbastanza di lunga con la Virtus di Coach Valli. Andiamoci alle scommesse del sabato. Passiamo a sabato, qua abbiamo 8 partite. Allora, le alziamo favore di telecamera. Partiamo allora dal Dortmund in casa, che sta andando meglio rispetto come inizio del campionato. Speriamo che chiuda bene l'anno. Potrebbe quasi raggiungere le coppe. Assolutamente sì, le coppe italiane, però quelle tedesche sono già andate. E quindi segno 1 del Dortmund. Poi c'è il Crystal Palace. Diciamo anche contro chi giochiamo, velocemente. Ah, giusto, l'Eintracht Francoforte. Con l'Eintracht di Francoforte. Poi c'è il Crystal Palace al City, scegliamo segno 1x, c'è il Crystal Palace in casa, poi c'è QPR. E Crystal sapete, esatto, che è la stessa maglia del Bologna da trasferta. Poi c'è QPR West Ham, questo è uno dei tanti derby di Roma. QPR West Ham. E abbiamo scelto sempre 1x. 1x. West Ham è più forte, il QPR però si deve salvare, quindi, visto che fa comodo una roba in dove casa. Dove giocano? Giocano in casa QPR, all'Octus Road. Quindi del derby di Londra ci tengono, assolutamente uno degli 8 derby di Londra che si potrebbe rivalità giocare. Però fa comodo tenere QPR 1x. 1x. Poi c'è Southampton Tottenham, segno 1, segno 1x anche in questo caso. Siamo sulle doppie chance inglesi questa settimana, la squadra di Ramirez per intenderci. Esatto. E no, è andato alla City l'ex squadra, non mi ascolta più, è già partito, è già con la testa a Bari Bologna. Esatto. Vabbè. Poi c'è il Barcellona, c'è il derby di Barcellona, abbiamo scelto il Barcellona segno 2, che è la quota interessante. Contro il Levante? No, quello era il derby di Valencia, con l'Espagnol. Volevo dire se era pronto, con l'Espagnol, giustamente. Però 1,25 è buona. Assolutamente sì. E il Barcellona abbiamo visto in deve segno. Deve vincere perché altrimenti il Real Madrid lo supera, esatto, a 2 punti di distanza. Poi, torniamo in Italia, c'è Udinese-Milan, abbiamo scelto 1x, visto che l'Udinese è l'ultimo in casa, ha fatto male, adesso non crediamo. Non possiamo continuare a pesare Stramaccioli, continua, esatto, a fare male. Poi c'è una di Serie B, Spezia Trapani. E mi ha 200, quindi state lì con calma. Lo Spezia è andato bene qua a Bologna, quindi crediamo che in casa possa fare un buon risultato col Trapani, che ormai non ha più nulla da dire nel campionato, 1x. E per finire il Paris Saint Germain con Lille. In casa segno 1, si gioca al titolo, quindi crediamo nel Paris Saint Germain. 1-0-4 probabilmente. No, le quote 1,33. Buona la quota, buonissima, buonissima. Quindi in questo caso con 10 euro sono quasi 110 euro, 109 spiccioli. 109 spiccioli, ve lo faccio vedere e ovviamente ve lo posteremo sul sito sia di Mille Cuore Rosso Blu e sia sulla. Riepilogare. Lo riepiloghiamo, il Dortmund che vince con l'Eintracht
1, Crystal Palace al doppio chance 1x, QPR West Ham 1x, Southampton Tottenham 1x, Espanyol Barcellona 2, Udinese Milan 1x, Spezia Trapani 1x e PSG Lille 1. Cioè, passiamo alla domenica. Allora, ecco qua, sono in questo caso 7 partite. Allora, partiamo dal Lione, visto che abbiamo messo... O Lione! Gioca a Reims, quindi abbiamo messo l'X2, visto che dall'altra parte abbiamo messo il Paris Saint-Germain, qua mettiamo Lione, quindi crediamo che l'altra capolista rimanga aperta. Quindi X2 del Lione. Poi c'è il Manchester United che gioca a Liverpool sul campo dell'Everton. Abbiamo scelto l'X2 perché si gioca al secondo posto con l'Arsenal. E qui giocheranno forse. Che crediamo sullo United. Poi c'è il Lazio-Chievo, segna 1, la Lazio ormai è... Ormai è destinata alla Champions League, quindi vorrà la a Lazio. Giocano la Lazio, quindi con un Chievo che... La quota di questa partita? È 1,40. 1,40, questa è assolutamente, sì. Poi c'è la Fiorentina in casa con il Cagliari, qua segno 1. Fiorentina in casa con Cagliari. Poi c'è Napoli-Sampdoria, partita scoppiettante, abbiamo scelto gol. Ci può stare. Un gol di qua, un gol di là. Gabbiadini da una parte, poi fare un autogol, ricordandosi sulle che strade, esatto. Un 1-1. Uno di qua, uno di là. Poi c'è il Real Madrid, come di là abbiamo scelto Barcellona, di qua il Real Madrid. Potevano essere... qua, perché la partita è sempre aperta fino all'ultimo, perché i campionati, quindi segno 2 del Real Madrid. E per finire c'è una partita che invece la domenica è del lunedì sera, a Valencia. Il Monday Night, giocano a? Giocano a Valencia, al Mestalla. E c'è Valencia-Granada, segno 1. Perché il Valencia è in scia dell'Atletico per le coppe. Assolutamente sì, direi che poi Granada no, non sta giocando male, però, però il Valencia in casa è una corazzata. Quindi nel caso, essendo l'ultima partita del giorno dopo, ci copriamo con l'X2 del Granada e possiamo andare andiamo alla grandissima. In questo caso con 10 euro sono quasi 130, 126,42. Le andiamo a ripetere velocemente per i nostri scommettitori ed è Reims Lione X2, Everton Manchester United X2, Lazio Chievo 1, Fiorentina Cagliari 1, Napoli Sampdoria gol con la doppia di Gabbiadini, esatto. Celta di Vigo Real Madrid 2 e Valencia Granada 1. Era una bella vincita che con 10 euro portate a casa 126,42. Poi ricordiamo che sempre di domenica c'è Arsenal-Chelsea, partita che potrebbe riaprire il campionato inglese, l'abbiamo schivata perché potrebbe venire qualunque cosa. Ma se il Chelsea non fa punti, il campionato si riapre alla grande. Assolutamente. Quindi se la volete legare, a vostro rischio e pericolo. Assolutamente sì, e qui vengono fuori 3 milioni di euro, esatto. Quindi andremo a incassare. A questo punto io saluterei di nuovo Vincenzo, ti aspettiamo Vinny, ti aspettiamo qui. Ovviamente ricordiamo gli orari di apertura del punto stadio di Piazza della Pace. Siamo qua tutti i giorni dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera. Perfetto. Tranne a Natale, quindi ci trovate sempre. Ma Natale è là che deve arrivare, quindi già dalle sciocchezze. Forza Bologna per stasera. Forza Bologna sempre. E quando venite qui, a Bari, sabato o al punto stadio. O al punto stadio. Scegliete voi. Non si può sbagliare. Un saluto da Manuel e da Andrea. Alla prossima, sperando che questi portino fortuna. Buona serata. Ciao, Forza Bologna.